Cambiamo argomento. Due operazioni della Guardia di Finanza contro le infiltrazioni criminali in Veneto. Sequestrati i beni di un imprenditore attivo nel Veronese e smantellata una rete di aziende appaltatrici di RFI ritenute vicine all'Andrangheta che operavano anche nella nostra regione. Sentiamo Lucia Cappelletti. Quote societarie, conti correnti bancari, un'intera flotta di 30 auto articolati per la movimentazione delle merci, beni per oltre 1,5 milioni di euro, sequestrati a un imprenditore di origine reggina, da tempo stabilitosi nella provincia di Verona e attivo nel settore dell'autotrasporto. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, è stato eseguito dai finanzieri del comando Scaligero, nell'ambito della lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Si ricollega a un precedente sequestro di 2,8 milioni a carico di un parente dell'uomo, anche lui residente nel Veronese e ritenuto contiguo alla cosca di 'Ndrangheta Pesce di Rosarno. Nelle stesse ore una maxi operazione della Guardia di Finanza di Varese e Milano ha smantellato una rete di società ritenute vicine a una cosca 'ndranghetista di Isola Capo Rizzuto. Le aziende, tutte intestate a prestanomi, erano società appaltatrici delle commesse di Rete Ferroviaria Italiana, che è parte offesa nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Sequestrati i beni per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro, eseguite perquisizioni anche in Veneto, Calabria e Campania.